Buonasera Presidente, se vuole presentarsi al pubblico a casa. Buonasera, sono il Presidente della Proloco di Salzano, siamo qui alla 20ª edizione di questa festa della zucca che è partita alla grande anche quest'anno. Abbiamo gli ultimi 3 giorni qui che hanno un programma molto fitto, qui ci troviamo nella parte mostre e biscotteria della Proloco, abbiamo oltre 50 tipi di dolci e biscotti tutti a base di zucca, per non parlare della cucina che va alla grande, abbiamo un menù da ristorante, diciamo noi, sempre a base di zucca e non solo. Quindi si può trovare di tutto. Allora andiamo forte con i primi e anche con i secondi. Di primi potete trovare il risotto zucca e speck, poi il pasticcio zucca e radicchio, le crespelle zucca e noci col burro e salvia e ricotta affumicata. Poi abbiamo il guancialino brasato con gli spazzoli alla zucca, la salsiccia rosta e con la zucca rosta al forno e tantissime altre specialità. Bene, per quanto riguarda l'organizzazione, quando avete iniziato i preparativi? Allora, i preparativi di questa festa sono molto impegnativi, durano un anno praticamente, quindi si parte già da gennaio ad organizzare tutto tra mostre, fiere, stand, cucina, quindi è una festa che ci impegna tutto l'anno. Bene, avete qualche prossima manifestazione, qualche evento in mente? Allora, adesso dopo la festa della zucca ci prepariamo per il Natale, abbiamo la 4ª corsa della Befana il 6 di gennaio, gli eventi anche natalizi con i concerti, con il Babbo Natale per i bambini, una cosa un po' più leggera fortunatamente, perché questa è la festa più grande che abbiamo, l'anno scorso abbiamo avuto 60.000 visitatori, quindi è la festa molto importante. Bene, intanto vuole salutare e ringraziare qualcuno dello staff e tutte le persone che hanno collaborato con voi? Allora, non ringrazio nessuno in particolare, ma tutti, perché siamo un centinaio di volontari. Io dico sempre, siamo una grande famiglia, una grande barca, tutti remano per lo stesso obiettivo e quindi dal bar alla cucina, alle pulizie a tavoli, alla biscotteria, alla cicchetteria, alla pizzeria, saluto tutti, ringrazio tutti i miei volontari che sono importantissimi e a loro va sempre un grazie di cuore. Bene, intanto io ringrazio tutte le persone a casa che sicuramente ci staranno seguendo. Saluto con lei tutta la sua splendida organizzazione e la ringrazio di persona per aver accettato la nostra intervista. Grazie e buon proseguimento. Grazie mille, grazie, grazie. Telespettatori di Televeneto. Para la emoción.